per cui presenti sono ancora dei posti, possiamo accomodarci. Buonasera, benvenuti nella biblioteca comunale di Palagiano. Questa sera la casa editrice dei Santi presenta un'opera letteraria recentemente data alle stampe di un vostro concittadino, Cataldo Gravina. Il titolo del libro è Anima Bianca, piccoli e grandi pensieri del mio io. Un libro importante, catartico, cioè di purificazione per l'autore. E noi parleremo questa sera di un problema che tra il 1700 e il 1800 veniva chiamato il mal sottile, la depressione. Lo faremo insieme all'autore, lo faremo insieme al sindaco, buonasera sindaco Roccoressa, lo faremo anche grazie a Maria Grazia Mellone, che è delegato alla cultura, consigliere delegato alla cultura del comune di Ischia o di Editore. Devo dire che sono poche le città del sud Italia che hanno tale fermento, soprattutto questa amministrazione. Il mio applauso va perché in questo anno, ovvero dal 2010, c'è stata una svolta nello scegliere di valorizzare gli autori locali. E quindi anche Cataldo Gravina beneficia di questo contributo, di questa iniziativa culturale, perché oltre allo scrivere un testo, sapere di avere a fianco l'amministrazione della propria città è molto importante. Quindi io chiederei un applauso all'amministrazione in tutto, perché oggi siamo qui nel frutto di questo impegno culturale e cittadino. Buonasera a tutti e buonasera e complimenti a Cataldo Gravina. Avevo una bozza di questo libro, avevo già letto alcuni passaggi, ma vorrei sottolineare prima l'importanza di queste iniziative. Già Antonio Degli Santi ha fatto una sottolineatura, ma io penso che sia un dovere di ogni amministrazione comunale che si rispetti quella di creare dei momenti di confronto, indipendentemente anche dall'accoglienza, no? O dal numero dei partecipanti, che questa sera però è abbastanza sufficiente, diciamo così. Noi come amministrazione, come impegnati anche in politica, dobbiamo creare sempre più momenti di incontro e di confronto, perché un paese cresce, un paese matura, un paese diventa comunità nella misura in cui i cittadini e le istituzioni hanno la capacità di incontrarsi, di confrontarsi. Farlo poi prendendo spunto da un lavoro letterario sviluppato da un nostro compaesano, la cosa dovrebbe anche inorgoglifica, come diceva Antonio, la dimostrazione concreta della vitalità, dell'intelligenza, della ricchezza dei nostri giovani, soprattutto dei nostri giovani. Vedete, molto spesso è facile dire che nei nostri paesi c'è poco. Io invece continuo a sostenere che nei nostri paesi c'è tanto. Soltanto che molto spesso queste persone restano nell'ombra, o forse non hanno il coraggio di osare. Bene, qui a Palagiano, grazie all'impegno della biblioteca comunale, dei ragazzi, dei volontari, ma soprattutto bisogna darne atto alla caparbietà e all'insistenza di Maria Grazia Mellone, che è consigliera delegata, questo coraggio molti giovani invece lo stanno trovando. Stanno trovando il coraggio di scrivere e di uscire fuori dalle proprie stanze. Il tema che Cataldo tratta questa sera è particolarmente importante, ma disegna proprio questo aspetto, la capacità di reagire, la capacità di uscire fuori dalla stanza, la capacità di urlare il proprio dolore, ma anche la propria liberazione. Io penso che il filo conduttore poi del tuo lavoro letterario, ma anche della tua esperienza di vita, abbia voluto significare questo. E chi è capace di vivere uno dei mali, più diffusi del nostro secolo, che è questo male oscuro, la depressione,
e forse soltanto da qualche tempo si riesce a comprendere e a viverla come una malattia. Prima era vissuta in maniera molto diversa, no? Ma questo lavoro in interiore, questa sofferenza di Cataldo, che diventa però anche un ponte, una speranza per tanti che, vivendo questo male, si chiudono a riccio in se stessi e perdono la bellezza dell'esistenza. Mi colpiva un passaggio, proprio una frase: il dolore può essere sbranato dall'amore. È un'immagine bellissima. Un animale generalmente sbrana una persona, sbrana un altro animale. Ecco, questo passaggio che esprime una grande sensibilità di Cataldo: il dolore può essere sbranato dall'amore. E l'amore però è condivisione. Se non c'è condivisione, condivisione significa vivere insieme un dramma, un problema, una gioia, una sofferenza, insieme ad altri. E allora l'amore, che prevede la condivisione, ci aiuta a sbranare il dolore. E Cataldo questa sera è qui a presentare il suo sforzo, il suo lavoro, la sua fatica letteraria, ma anche la sua esperienza di vita. Un'esperienza sicuramente in alcuni momenti segnata dalla sofferenza, da un salto nel vuoto, dalla incapacità di vedere oltre in prospettiva la propria vita, ma anche grazie al suo impegno, grazie alla sua ricchezza interiore, grazie alla sua intelligenza, ma penso anche grazie all'amore, quindi alla condivisione del tuo problema con la tua famiglia, con i tuoi amici, sei riuscito a tracciare invece una prospettiva per il tuo futuro. E non ti sei fermato a questo, perché hai voluto, con questa iniziativa di stasera e con la vendita di questo tuo lavoro, dare anche speranza a chi ancora oggi pensa di non avere speranza. Quindi per questo ti ringrazio come cittadino per darci la possibilità di apprezzare questo tuo lavoro e questa tua esperienza di vita, ma ti ringrazio anche come sindaco, perché i buoni cittadini questo dovrebbero fare. Grazie. Il recupero della centralità della persona, perché è dallo svanimento della persona che viene fuori anche la depressione. Io non entrerò sicuramente, perché non ne ho le competenze, nel merito della malattia proprio a livello patologico. Questa sera doveva essere qui presente in mezzo a noi la dottoressa Daniela Tondo, che ha curato la prefazione di questo libro. L'incontro è soltanto rimandato perché questo tema così importante, così come tutta la ricchezza che viene fuori dal libro di Cataldo Gravina, non può esaurirsi sicuramente nel giro di una serata, e già stiamo programmando incontri che ci saranno prossimamente nelle scuole e altri incontri con la comunità su questo tema. Mi fermo soltanto a dire una parola sull'aspetto che questa malattia riveste a livello sociale. Noi ci siamo un po' tutti quanti chiusi in un individualismo, in una solitudine, in un solipsismo esasperato nella maggior parte dei casi. Andiamo alla ricerca di incontri virtuali, gli strumenti della tecnica sono neutri, è chiaro che se ne può fare un buon uso come un cattivo uso, ma non potranno mai sostituirsi all'autenticità dei rapporti umani. Un colloquio su Facebook non potrà mai prendere il posto di un dialogo a quattro occhi. Ecco, questo libro sul tema della depressione nasce da questa sensazione che Cataldo ha avvertito in tutta la sua profondità, nella sua malattia, nella quale è riuscito a trovare una via d'uscita, e merita un applauso già solo per questo e per questa esperienza che potrà donare a tanta altra gente. Nasce proprio da questa sensazione di paura. La più grande paura che ho, e che oggi sto pian piano superando, è quella di vivere in un mondo di totale indifferenza, e ritengo che ciò ci faccia veramente male. Mi diceva Lina poco fa, da tutti conosciuta come zia Lina, quando vedo tanti
tanti giovani insieme, aggregati, ma chiusi nella loro solitudine, questo fa male. Questo fa male a noi come persone, fa male a noi come comunità, a noi come società. Ecco perché questa amministrazione comunale col primo cittadino in capo sempre a queste esperienze, a costo di sentirsi tante critiche anche, che sono soldi sprecati, perché ci viene detto anche questo, ha deciso invece di puntare tanto sulla cultura e su quelli che possono essere i luoghi di aggregazione giovanile, i bolletti spiriti che ormai sono frequentati da tanti giovani. Lui l'ha fatto e adesso faremo un percorso, grazie anche all'impegno dell'amministrazione comunale, all'interno delle scuole, proprio per parlare di questa malattia, di cui di solito non si parla, per captare quei segnali nei ragazzi, negli adulti, e aiutarli prima ancora che vadano in difficoltà, prima ancora che vadano in disarmonia. E allora va il mio grazie a Cataldo, perché ha avuto il coraggio di mettersi a nudo, soprattutto nei confronti dei suoi concittadini, di dire io ce l'ho fatta. Adesso posso essere da esempio, da stimolo anche per gli altri. Bravo Cataldo. Riparti, tu parli del tuo rapporto con la fede, anche nel tuo libro. Quanto è importante avere fede? Allora, all'inizio la fede la smarisci. La smarisci, sì, la perdi. Infatti io supplicavo tutti i giorni che la fede mi aiutasse anche nel passare questo momento. E quindi all'inizio non c'è, ma non perché la fede non ti può aiutare, è perché forse è il cammino che occorre fare, è quello il cammino. Man mano che ho iniziato a stare bene, la fede mi ha aiutato tantissimo. La fede mi ha dato tantissimo. E quello che io posso dire, non solo a chi soffre di depressione, ma anche di una qualsiasi malattia, è quella di affidarsi alla fede. Perché la fede aiuta tanto. E questo cioè, è successo, è quello che è successo. Di cambiare in questo modo qua. Praticamente tu hai parlato di un qualcosa in movimento, un divenire, cioè di un lasso di tempo entro il quale tu non ti sei più riconosciuto. Sì. Ora, a me non è che è capitato qualcosa, diciamo qualcosa di simile, ma non era depressione, era più come si dice in dialetto, fossazione, no? Anche io c'è stato un periodo in divenire, però io sono riuscito a fissare il punto esatto in cui il divenire per me negativo si è fermato e è iniziato poi il punto veramente negativo. È chiaro cosa voglio dire? Ora, tu in questo mese qua riesci a individuare il punto esatto in cui dici io da questo momento perdo me stesso? Mi sono spiegato? Sì, innanzitutto noi siamo stati nei centri, ci hanno consigliato dopo tanto tempo di farci seguire dei psichiatri. Loro ci hanno chiesto che cosa fosse accaduto nell'ultimo periodo. Ecco perché l'incidente è stato analizzato come il problema di questo cambiamento della persona, della mia persona. Non so se comunque l'unica cosa che mi successe in quel periodo fu proprio un incidente stradale, quindi ritenne il medico insomma di affidarci a quell'evento. Ok, grazie. Grazie.
intanto voglio essere solidale con te perché sono convinta che quando si vive una vita serena, senza problemi, si vive un po' una vita superficiale. Poi quando ti capita un carimotore sulla testa e cominci a comprendere il valore della vita e il significato della vita, e io ti comprendo pienamente. Ti voglio fare una domanda. In questo tuo tipo di malattia, quanto ti è servita la terapia solo farmaceutica, cioè l'uso dei farmaci, o se ti hanno aiutato anche con un altro tipo di terapia, cioè una psicoterapia? Perché spesso ci si ferma alla prima parte, il malato viene lasciato solo e non basta. Grazie. Professoressa Antonella Borrello, così ci presentiamo. Grazie, professoressa. Sì, io inizialmente, tuttora, sono stato seguito dai farmaci, però questo non è bastato, quindi mi hanno consigliato di fare la psicoterapia che io tuttora ancora sto svolgendo, quindi almeno nel mio caso ho sia l'aiuto dei farmaci che anche della psicoterapia. E quello che è anche precisato anche Maria Grazia, quello dell'indifferenza. Quanto ci fa male, quanto mi ha fatto male, quanto mi fa ancora male tuttora vedere le persone che ti guardano con quella indifferenza. Come? Indifferenza. Cioè, tutto ciò che sta dicendo è l'indifferenza di ognuno di noi, non perché vero. Ci rendiamo più bravi, no, ma oramai per noi tutto va bene, invece no. Posso dire solo sì. Questo ciò che vedo in televisione, che per i bambini c'è il clown, tutte queste belle cose, per portare avanti la loro malattia. Io l'ho fatto 20 anni fa, andando a massaggio, tenevo mamma ricoverata, figurata, anziana. Non pensai due volte, siccome era questo periodo, faccia l'anima loro che sicuro non esiste. Riempii due borse di belle stracci vecchie, diciamo stracci vecchi, e iniziai a fare festa quella sera. Poveri malati, mi toccavano e dicevi no, io non ho fatto niente, perché poi spari? Dici no, questa è la ragazza di ieri sera, loro tutti dietro a me, chi con un pigiama rotto, chi con una vestaglia girata alla rovescia, e si festeggiò il carnevale. È nell'insieme che bisogna combattere questa solitudine di lui, come te, come tutti. Se noi ci siamo capaci, darci una mano, chi nell'intellettuale, io da figlio, un'altra da brava ragazza, questa è la solitudine di ognuno di noi. E basta, io dovete salutarmi. Uno degli aspetti della depressione, perché sicuramente sentirsi soli per una persona depressa, ma anche per una persona, diciamo, tra virgolette normale, è un fattore scatenante di pensieri, di fissazioni, di altro. Purtroppo non abbiamo con noi la psicologa che avrebbe potuto dare sicuramente un suo contributo a livello tecnico, scientifico, ma lo stiamo facendo raccogliendo insieme le nostre idee. Prego, Carlo. No, io, visto che parlo dell'indifferenza, soprattutto è quello che ancora oggi, che è la cosa che mi pesa tantissimo, soprattutto provare questa indifferenza dalla parte, soprattutto dei familiari. Io un messaggio che voglio dire è quello di credere, soprattutto quando si ha una persona in grave difficoltà. Non perché io devo mettere per forza un obbligo, ma veramente bisogna riuscire finalmente a credere, perché non si soffre tanto per soffrire. Io non avrei avuto nessuno scopo a immettermi nella depressione, a lasciarmi andare. Per quale scopo l'avevi fatto? Punto interrogativo. Innanzitutto vorrei dire a Cataldo che lo ammiro molto, perché
non è facile esporsi, parlare di sé e della depressione e quindi mettersi nudi, perché in realtà tu hai fatto questo. Vorrei chiederti, ma in realtà tu attraverso lo scrivere non hai rinunciato a vivere, cioè non sei mai caduto completamente nella depressione, penso, e vorrei anche una tua risposta, perché penso che scrivendo hai lanciato un grido d'aiuto. È vero questo? Anche. Hai iniziato a scrivere da subito o dopo? No, io ho iniziato a scrivere nel bar della depressione. Cioè ecco perché ho detto all'inizio che la depressione mi ha fatto conoscere la scrittura. Cioè io devo anche questo alla depressione. Ho iniziato a scrivere, le mie prime poesie parlavano solamente del giorno, quello che facevo, quello che non facevo, quello che provavo. Quindi devo dire che ho conosciuto la scrittura anche grazie alla depressione. Sindaco, vuole intervenire? Solo così una conferma da Catato. Come tutti quelli che vivono la malattia della depressione, anche tu nel tuo intervento in un passaggio hai detto, io più volte ho pensato di farla finita, perché che senso ha vivere se la vita è uguale a una sofferenza a tempo indeterminato? E noi sappiamo che purtroppo molte persone depresse poi arrivano anche a quel punto. Hai avuto la fortuna, ma io penso anche il coraggio, forse anche, come dire, per la tua ricchezza interiore, immagino, di esorcizzare la depressione, la malattia, e anche di esorcizzare la sofferenza attraverso quello che hai scritto, che racconti in questo libro o in altri lavori che tu hai. Cioè questo io penso che sia un modo davvero interessante, è un peccato davvero che non ci sia la psicologa, perché penso che proprio questo sia un sistema di cura, anche insieme a quello che dicevi, insieme a quello che veniva anche detto dal pubblico. Certamente l'indifferenza spezza le gambe, l'indifferenza uccide molto spesso, e non soltanto chi vive la depressione, l'indifferenza purtroppo uccide il mondo, uccide l'uomo. L'indifferenza uccide i bambini dell'Africa che ogni giorno muoiono, insomma, se dovessimo pensare a queste situazioni un po' tutti ci sentiremmo depressi, perché, insomma, viviamo in un mondo dove certezze non ce ne sono. La tua certezza è la tua risorsa interiore che trasferisci su un foglio bianco, e questo penso possa essere un utile messaggio, se me lo confermi ovviamente, come sistema proprio di cura per venire fuori da un momento di grande difficoltà interiore. Beh, non tocca a me dirlo. Io ho avuto la fortuna di riuscire a farlo, e questo mi ha aiutato. Non posso certamente dare consigli per dire scrivete perché starete bene, cioè non posso assolutamente dirlo. Cioè non posso. Però sicuramente io ho avuto questa fortuna, insomma, e grandi passi in avanti anche sono stati fatti, e vedremo. Vedremo limitarla proprio qui. C'è una studiosa, ci fu 2 anni fa un incontro presso il Salone della Provincia, in questo momento mi sfugge il nome, e c'è anche un sito internet per entrare in contatto con lei, la quale ha proprio riscoperto la lettura e la scrittura come terapia. Ora io stavo guardando un imprenditore elettricista che è qui presente in mezzo a noi, Domenico Casavole, mi ispirava questo pensiero. Quando uno entra, correggimi se sbaglio, Cataldo, nel baratro della depressione, è praticamente come quando tutti i fili si staccano. Si staccano tutti i fili con la vita. Tirerei le tue conclusioni. Nel trarre le conclusioni, io ti affido questa domanda, che forse è la domanda che ciascuno di noi vorrebbe farti.
Quando segui proprio in quella morte, ecco perché anima bianca, perché ormai hai perso tutte le difese, sei completamente libero, come penso si è completamente liberi nella morte. Cosa si prova in quei momenti? E cosa hai provato nel momento in cui hai detto, ah, per fortuna la morte è stato soltanto un incubo, sono tornato alla vita? Beh, quello che si prova è solamente arrivare il pensiero fisso della morte. Purtroppo io mi sono trovato proprio vicino, vicinissimo. Tante volte poi ancora lei si è fatto sentire. E quindi non posso dire cosa può dare, cosa può... Io non so se esco fuori tema, vorrei far dire questo piccolo pensiero. È quello che... anima mia, che questo è il messaggio per tutti, che è quello sempre di lottare, anche se capita di star male. Dobbiamo cercare di pensare che domani forse potrebbe essere, come ho scritto anche nel libro, un giorno nuovo. Quindi dobbiamo avere sempre la speranza. E poi, soprattutto, io mi sono dato anche questo tempo. Eccolo, così a tempo, insomma, sempre il tempo che torna. Il tempo, perché anche il tempo, forse un giorno, darà anche un senso anche alla nostra vita. Questo libro fa parte di una collana etica, cioè dove la casa editrice guadagna pochissimo, quasi nulla, perché dobbiamo favorire appunto la libertà di pensiero. Quindi, oltre al plauso dell'amministratore, il plauso va a questi uomini di buona volontà, a Domenico Dalò, e al Cavallino, a Domenico Maggi, di Dolce Idea, a Cosimo Lubrano di LC Auto, a Vito Barile di Salumi e Formaggi qui a Falagiano, a Michela Nocera di New World, all'Eurorisparmio, credo un supermercato, poi Tic dell'Idea e poi alla Ludoteca Il Paese dei Balocchi di Anna Maria Frisino. Grazie. Grazie. Grazie anche alla dottoressa Daniela Tondo, che è purtroppo a Roma impegnata per motivi di studio e di lavoro professionale. Questo libro, oltre a contenere le riflessioni di Cataldo Grevina, contengono anche una bellissima lirica, 13 maggio 2008, Tempo, oltre al contributo che abbiamo pubblicato di Platt in quarta di copertina, Parole. Questa la possiamo leggere da soli, per chi il libro, oppure per chi avrà il piacere di acquistarlo queste sere. Io vorrei interpretare questi versi molto profondi, scritti veramente con un cuore circa 3 anni fa da Cataldo. Spero di interpretarli nel migliore dei modi. Tempo. Possa la faccia dell'orologio lasciare il tempo che vuole l'orgoglio. Apprezzo quelle scene passate tutte racchiuse in un cerchio ricordate. Sincronizzo a suo tempo ogni frase. Affinché torni, senza tempi lontani, a rivivere il passato di domani. Bravo, bravo. Una vita veramente profonda, contenuto, ha compresso il mal sottile, il male oscuro, quello che la nostra società oggi ha.
sindaco, perché in parte mi sento anche di Palagiano, la mia famiglia ha vissuto in questa città subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi mi sento in parte cittadino di Palagiano, quindi ringrazio il nostro sindaco Rocco Ressa, facciamo un applauso perché veramente è un sindaco che ha dato tanto a questo paese, a Maria Grazia Villone, consigliere delegato alla cultura, agli assistenti e collaboratori qui della Biblioteca Comunale, grazie perché questo luogo è aperto grazie al vostro impegno, a Caparro Gravina e alla sua famiglia. Grazie.